Pace e bene a tutti. Oggi, 18 giugno, ricordiamo San Calogero Eremita. Ascoltiamo. Calogero nacque intorno al 466 a Calcedonia, in una piccola città dell'antica Grecia. Fin da piccolo digiunava, pregava e studiava la Sacra Scrittura. Giunse a Roma in pellegrinaggio e da Papa Felice III tra il 483 e il 492 e si fece dare il permesso di vivere in solitudine in un luogo indefinito. Qui ebbe una visione angelica che gli indicava di evangelizzare la Sicilia per liberare quel popolo dai demoni e dall'adorazione degli dei pagani. Così fece, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Papa. I suoi compagni di viaggio, Filippo, Onofrio e Archileone, si diressero altrove mentre lui, Calogero, si fermò a Lipari per qualche anno a predicare il Vangelo ed insegnare come curare i malanni utilizzando le acque termali. A Lipari ebbe una visione, la morte del re Teodorico che negli ultimi anni perseguitava quei latini, pericolo per il suo regno. Quella visione si era avverata nell'esatto giorno ed ora della morte del re. Calogero vide la sua anima scaraventata nel cratere del vicino vulcano. Tutto ciò è riportato nei dialoghi del Papa San Gregorio I Magno. Un'altra visione fece sì che Calogero lasciò Lipari per sbarcare in Sicilia, a Sciacca, chiamata dai romani Terme per i bagni termali. Qui convertì gli abitanti e cacciò per sempre quelle potenze infernali che regnavano sul vicino monte consacrato al dio Cronos, che per i romani era il dio Saturno. Successivamente andò ad abitare in una grotta presso il monte Giummariaro, detto Monte San Calogero, oggi Cronio, dove intimò ai demoni di uscire da quel luogo. Si dice che lì lui stesso abbia costruito un rustico altare. Vi è anche murata una maiolica del 1545 che raffigura un eremita con la barba e con in mano un libro e un ramo bastone. Ai suoi piedi un fedele inginocchiato e una cerbiatta ferita. In questo episodio c'è un richiamo agli ultimi giorni dell'eremita Calogero, ormai ultra novantenne, al quale Dio mandò una cerva per alimentarsi del suo latte. Un cacciatore però ferì la cerbiatta che trascinandosi nella grotta morì tra le braccia dell'eremita che pianse la perdita. Quel cacciatore riconobbe in Calogero colui che anni prima lo aveva battezzato, si pentì e divenne suo discepolo. 40 giorni dopo, lui stesso trovò il vecchio eremita in ginocchio ai piedi dell'altare. Era morto. Secondo la tradizione, in quel luogo visse per 35 anni. Alla notizia, gli abitanti dei dintorni accorsero numerosi. San Calogero è il santo più venerato in Sicilia. San Calogero è un santo che ci richiama subito ad una terra che è quella di Sicilia, infatti un nome diffusissimo in Sicilia ed è proprio uno dei santi più famosi nella terra di Sicilia. E una cosa che non ci sorprende, però dobbiamo andare a vedere anche dove è nato poi effettivamente questo Calogero. E se ci poniamo questa domanda, poi scopriamo che in realtà lui è nato, è originario della Calcedonia, una regione che si trovava nell'antica Tracia, che attualmente la troviamo, se la dobbiamo collocare nella nostra geografia, proprio in quel territorio che è condiviso tra la Grecia, tra la Bulgaria e la Turchia, quindi abbastanza lontano dalla Sicilia. Ebbene, Calogero in una visione ebbe questa certezza di andare nella terra di Sicilia a portare il messaggio di Gesù. Ed è proprio qui che è divenuto tanto amato da tante persone perché tante persone tramite lui hanno incontrato Dio nella loro vita. Allora pensiamo a tutti quegli stranieri che si trovano a dover cambiare la loro città, la loro terra natia, doverla lasciare proprio perché hanno una missione grande. E quindi i nostri occhi devono iniziare a guardare in maniera un po' diversa gli stranieri, perché a volte li vediamo come coloro che vengono a portar via delle risorse. Allora, sia che siamo persone che stiamo lasciando il nostro paese, sia se siamo persone che stiamo accogliendo altri che arrivano, ecco, mettiamo questa priorità, prima dare
e poi ricevere, come fece San Calogero, guadagnandosi l'amore e l'affetto di tante tante persone per averle guadagnate a Dio. Allora invochiamo la sua intercessione particolare. San Calogero, prega per noi.